Ciao a tutti, bentornati su Indie Gameplay It, terzo episodio di The Escapists. Iniziamo subito, siamo al terzo giorno. Allora, abbiamo fatto nel primo giorno la granata falsa, con cui abbiamo iniziato a farci largo nei condotti di aereazione. Il secondo giorno l'abbiamo passato un pochino così a cazzeggiare. E niente, questo terzo io volevo un attimino concentrarmi su, prima di tutto, una cosa che farò subito dopo il lavoro in lavanderia, cioè cercherò di coprire le sbarre in modo che di notte io possa muovermi senza la preoccupazione che qualcuno veda che io sono assente dalla cella. È possibile anche usare come abbiamo messo la volta scorsa, il bambolotto finto, ma non è necessario. Vorrei anche perquisire un pochino i detenuti e soprattutto tentare di stenderne qualcuno. Quindi io adesso, prima di andare a lavorare, mi metto già qui di buona lena e lavoro alla mia forza, rinunciando alla colazione. La colazione alla fine è una cosa che fa scendere rapidamente la fatica. E soprattutto ci permette di comunicare con gli altri e di commerciare in tutta tranquillità, dato che sono tutti ben distribuiti e non dobbiamo inseguirli come al solito. Vabbè, la guardia ha qualcosa da ridire sulla mia condotta. Adesso faccio ancora un paio di. Ok, mi attende il lavoro in lavanderia, quindi andiamo immediatamente. Ho una coperta che è un po' di troppo, ma ce la facciamo bastare. Allora, coperta numero eh sì divisa numero 2, piglia piglia piglia, numero 5 e 6 qua. Ok, se ho qualche problema puntare i numeri. Ok, ne prendiamo altre 6, cioè 5. 1, 2, 3, 5 e 6. Ok, e mettiamole, dovremmo finire a questo giro. Ok, abbiamo già finito, quindi magari pigliamo questa coperta, approfittiamo di questo momento di pace dove io e altri due detenuti siamo impegnati a lavorare, gli altri invece cazzeggiano in giro, per fare questa cosa. Una, due, poi perché devo tolgo coperta è un altro. E me le metto io. Tanto non so se nelle regole delle carceri si possa fare una cosa del genere, ma qui non è assolutamente ritenuta illegale. Adesso io avrei bisogno di riposarmi anche un attimo. Mi chiedo solo se prendendo questi due io riesca a fare qualcosa. No, vabbè, io mi tengo il cucchiaio di plastica e l'accendino. Continuo a perquisire un pochino le stanze. Ho visto in alcuni gameplay che tanti mettono le coperte anche sulle celle degli altri detenuti in modo da poterle esplorare in tranquillità. Vabbè, noi adesso abbiamo il midday, quindi adesso ci vado immediatamente. L'avevo già anche guardata questa, quindi vabbè. Sì, andiamo, 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 andiamo. Vediamo di chi saranno le celle perquisite. Midday roll call. Devo tirare l'attenzione. Potrei anche farlo per 25 dollari. Niente. Pack. Ok. E questi adesso mi picchiano a sangue. Sì, va bene. Scusatemi. Adesso io non so se attirando l'attenzione in questo modo faccio in modo che loro non cerchino nessuno. Cioè che non cerchino la cella di nessuno al prossimo giro di ispezione. Comunque sapremo tra 3 minuti. Ok,
No, adesso questi qui hanno voluto proprio stendermi del tutto, ma vabbè. Afternoon free period, questo che va al bagno così furtivamente, che cosa vende? Vende una corda che non può. Corda con il rampino per scalare i muri. Tu invece cosa vendi? Vendi qualcosa di interessante, vendi un altro file e un cacciavite. Vediamo, magari il cacciavite potrebbe esserci utile. Più del wire per aprire le grate di sopra, però io ho bisogno di qualcosina ancora, quindi vado un pochino per acquisire qualche stanza ancora. Mi serve delle carte da gioco per Chung e dentifricio per un'altra. Mi pare di avere. Ok, le carte da gioco le ho adesso, acquisisco un'altra stanza e poi cerco Chung. Toothpasta, vabbè, lo prendo tanto. Allora, vediamo. Chung quello, e Ricky toothpasta. Ok, saranno bei soldi che arrivano. Abbiamo detto a Ricky? Yeah. Ricky, vieni qua che ho il dentifricio per te. Buon gustaio. Poi Jackson, Xavier. Ecco, Xavier vorrebbe farci la pelle perché non vedo arancione. Quindi se adesso salta fuori in tempi brevi Chung, eccolo lì, potrei anche provare. Quello sta parlando di scavare qualcosa, ma vabbè. Vuoi un altro favore? Officer Sang, no, allora facciamo una bella cosa. Adesso andiamo alle celle sopra, andiamo, torniamo in stanza. Abbiamo. Lo faremo magari in serata quando non avremo tanta gente tra i piedi nello stesso posto, soprattutto le guardie. Tenteremo di stenderlo. Vediamo adesso. Abbiamo la cena, quindi vediamo se. No. L'officer ha fregato qualcosa a questo tizio, ma non posso permettermi di picchiare qualcuno, soprattutto di questo livello. Allora, vediamo. Adesso io faccio finta di mangiare così mi riposo un po'. Vediamo, tu cosa vendi? Un cacciavite, i soldi li avrei pure. Voi due invece, gemelli, vendete il roll of duct tape. Razor Blade, Razor Blade non mi dispiacerebbe se mi avanza qualche soldo. Ok, allora iniziamo comprando un cacci. Ah, vabbè, anche una divisa. Bene. Dov'era l'altro che vendeva? Tu? No, il cacciavite non lo vende più nessuno. È stato appena venduto? Vabbè. Allora facciamo una bella cosa. Prendiamo un Razor Blade. Perché ci andiamo a fare una bella cosa adesso. Perché rompevano le palle? Ok, exercise period. Vabbè. Allora, con la Razor Blade andiamo dopo a fare la nostra. Con la rasoio in pratica, la lama da rasoio. Adesso facciamo. Continuiamo i nostri esercizi, aumentiamo possibilmente la nostra forza. Dovremmo attendere magari di avere anche un pochino più di velocità, quindi magari non so, tenterei di batterlo il giorno successivo. Shower block, vediamo se riesco a trovare qualcuno che venda qualcos'altro di interessante. Voi vendete sempre sta robaccia. Eh sì, non c'è più l'altro che vende il. Ne approfitto perché. Ah, durante il periodo di pausa. È un bel problema però. Perché se mi beccano lo faremo il giorno dopo. Perché se mi beccano ho anche il rasoio addosso, quindi non è il massimo. Niente, adesso siamo qui, mi sono anche ben riposato. Vado a depositare questo, magari ce la faccio anche, a creare un po' di scompiglio. Butto lì anche questi e magari high up.
Abbiamo meno di 10 minuti in questo momento per picchiare qualcuno durante. Ok, 24 dollari e i pirloni mi inseguono. Ok, abbiamo il free time, io queste cose mi faccio prendere. Dai, stendimi, dai. Ok, mandami in infermeria così io mi curo. Mi curo, ho 90 dollari. Adesso direi che potremmo anche aspettare Javier. Allora, vediamo un attimo. Quanto abbiamo? 39 di forza, pochissimo, veramente pochissimo. Cioè, se volessimo sfidare anche solo questo tizio. Lui ha 58, è anche vero che non hanno armi, quindi facciamo l'esperimento, dai, senza andare a scomodare la blade, facciamo un'arma molto rudimentale, ci mettiamo nei bagni e proviamo a picchiare qualcuno, vediamo se prima di tutto abbiamo intelligenza giusta, no, due more intellect, quindi andiamo a studiare due libri, tanto per capire che un sapone si può mettere dentro una calza, è fondamentale. Ok, fatto questo, adesso che siamo un po' più intelligenti e riusciamo ad arrivarci, facciamo quest'arma. Quest'arma poi la andiamo a mettere qua. Ok, abbiamo un'arma e adesso possiamo attaccare il nostro acerrimo nemico, ma vediamo adesso. Xavier, vieni qui. Le pigliamo costantemente, cioè non gli facciamo una ceppa proprio. Lui ci ha spianato la vita, ma... Toglie un botto di danno a turno e no, niente. Non c'è minimamente confronto. Ci hanno anche sequestrato l'arma e niente, no, dobbiamo assolutamente alzare la forza. Però, secondo me, al momento ho perso anche dei soldi. Quindi sono stato anche rapinato. 9 dollari, niente di che. Comunque, abbiamo constatato che tutto non si riesce a fare, quindi dobbiamo assolutamente, se possibile, trovare qualcuno che venda qualcosa adesso. E no, dobbiamo comunque, dicevo, assolutamente esplorare un pochino sopra. Io attendo sempre e sono sempre ben accetti dei consigli su cosa fare. Un utente mi ha consigliato di disattivare la centrale elettrica a lato, è una buona idea, ma non so se questo servirà ed è una cosa fattibile. Non lo so, adesso io punterei a esplorare un po' i condotti dell'aria, anche se sopra qui dovremo sboucare seguendo il tunnel, quindi non arriveremo molto lontano. Tu vendi una bottiglia di medicina, The Step Ladder, una divisa da poliziotto, nessuno vende niente di interessante, quindi direi che stanotte... Evening roll, ma sì, dai, tac. Stendetemi pure. Tanto chi se ne frega, diamo nell'occhio, ma pazienza. Almeno ho fatto un po' di casino, però ho rimediato i soldi che mi avevano fregato. Ok, andiamo in stanza e dormiamo. Cos'è stato? Vabbè. Allora, qua sopra abbiamo. Vediamo se ci sgamano anche così. No, non ci vedono. Allora, saliamo. Rimettiamo la cosa a posto. Prendiamo il file. Allora, col file, noi proseguendo di qua dovremmo essere sopra la sala centrale, credo. Di qua non andiamo molto distanti. Poi il file è anche finito, quindi non riusciamo a fare niente. Possiamo smontare questa grata, ma non ha senso perché non ci serve comunque anche un cacciavite, però non ha senso perché alla fine rischieremmo che di non riuscire a rimontarla e di ricrearne un'altra e quindi ci beccano anche questa che abbiamo costruito e alla fine siamo punto a capo. Dormiamo fino alla mattina successiva, dove, forti dei 92 dollari che abbiamo, magari riusciremo a comprare qualcosa. Questo vende un timber per fare dei nunchuck.
No, direi di no. Tu vendi qualcosa di interessante? Un foil? No. Però sicuramente qualche affare lo troveremo durante la giornata, magari qualcuno delle celle di sotto, non lo so. E voglio vedere anche il mio rapporto con Xavier, che sta veramente andando discretamente male. Vediamo se c'è qualcuno che ha qualche favore. No. Tu? Ok, devo fare casino durante l'ora della colazione, mi sta bene. E qui devi distrarre le guardie alla prossima cena, mi sta bene anche questo. Vediamo chi esamineranno oggi, spero di aver chiuso tutto. Forse l'hanno già detto, ma mi è sfuggito. Vediamo. Vabbè, niente, non sono riuscito a capirlo, ero troppo impegnato a parlare con gli altri. Allora, tu vendi questo, eh? Un crown bar. Interessante, mi piace, lo compro. Poi, mentre voi fate colazione, io vado su in stanza e faccio una cosa veramente il più veloce possibile. Salgo qui, la butto qui, torno giù, rimonto questa e le guardie non mi scopriranno mai. Sì, buongiorno. Ok, no, no, io non sto tentando di scappare. Non, cioè, sono già qua da 4 giorni, cioè, ormai sto bene. Cioè, a dirvi la verità, io confido in un vostro aiuto perché non ho la minima idea di come scappare. Cioè, al momento non vedo nessuno spiraglio in fondo al tunnel. Non, cioè, sì, siamo andati sotto nei condotti, ma non lo so. A dire la verità, non lo so. Magari c'è un modo per aprire le casse, però io non posso uscire col grimaldello perché me lo trova il metal detector, me lo fregano, quindi non lo so, non lo so davvero. Potrei andare a dare un'occhiatina qui. Ok, ho raggiunto la mia quota giornaliera, vado di nuovo ad allenarmi. La mia quota, c'è la mia quota, adesso inizio a straparlare. Praticamente mi pare che arrivino fino qui condotti da reazione, dopodiché scendono e sarebbe utile andare qua. Qui c'è un armadio, qualcosa, comunque una sala dove posso recuperare qualcosa. Quindi direi che l'unica è, se vogliamo continuare su questa strada, l'unica è recuperare una step ladder. Una step ladder per poter salire, perché comunque non possiamo portarci dietro il desk, salire e aprire le grate con un cacciavite, riuscire a scendere e tornare indietro senza farci beccare. Al momento qua dentro non abbiamo niente, perché iniziamo a dare un'occhiata in giro e vedere se troviamo della super colla. Temo che questo episodio andrà oltre i 20 minuti, ma continuiamo insieme l'avventura. C'è un roll call, ma io forse faccio in tempo ancora a guardare qua. Merda. Uno spazzolino. Va bene, andiamo. Mi hai visto? Sì, mi hai visto. Come fregare la roba, eh? Vabbè, dai, ma chi se ne frega? Ho qualche compito da fare, tipo diversivi. No. Allora lo butto. Ok, picchiami pure. Spediscimi in infermeria. Mi sta bene. E non mi fai alzare. Ok. C'è ancora lì lo spazzolino? Dato che mi hai visto che lo fregavo, vediamo se avrà generato l'intelligenza artificiale. Direi proprio di sì, perché lo spazzolino è di nuovo qui. Allora, vediamo. Cioè, tu hai bisogno.
Mi ha fregato i dadi, va bene. Posso craftare i dadi della verità. Afternoon period. Allora, tu cosa hai bisogno? No, ti ha fregato l'orologio, ma vabbè. Le guardie poi sono anche abbastanza disoneste in questo gioco. Niente, abbiamo il pomeriggio libero. Allora, vediamo. Ieri eravamo a forza 39. Vediamo quanto abbiamo perso. 33, cavoli. C'è veramente da starci dietro troppo qua. Davvero troppo. Però vabbè, cerchiamo con due mani di far salire il più rapidamente possibile questa forza. Allora, a logica dovremmo farne. Siamo a 33 ogni 2, quindi 120 dovremmo farne. Adesso vediamo quante riusciamo a farne. Se riusciamo ad arrivare a 20 per me è un buon risultato. Poi a cena devo creare casino. Adesso dovrebbe esserci la cena, quindi poi le docce, che in questo carcere si cena alle 4 di pomeriggio. Vabbè, dai, facciamo 30, già siamo qui. Mi sa che riuscirò a farne uno ancora e basta. Ok, 28, buono, dai. Abbiamo buttato via solo una parte di. Ok, vediamo, mi accomodo qui. Scende anche abbastanza in fretta, caspita, quindi sì, riusciamo a dedicarci abbastanza. Poi ci dovremo dedicare anche un po' alla speed. Sì, cavolo, no, se ci mettiamo lì una giornata intera riusciamo. Tu cosa hai bisogno? Toilet paper e toilet paper. Niente, sospetti di William, vabbè, poi lì lo scopriremo. Bye. Vendete un cacciavite, però vendete, ma costa troppo. Ok, mi sono sistemato troppo. Allora facciamo anche un po' di corsa, questo magari domani si riesce meglio. Exercise period, perfetto. Dal momento che mi sono esercitato prima in pesi, adesso faccio un po' di corsa. Fatemi sapere se vi può interessare il fatto di saltare tutto questi intermezzi di allenamento, nel senso che io trascorro 8 giorni, mi alleno per i fatti miei, dopodiché cioè io parto direttamente con la registrazione una volta che sono abbastanza skillato. Se invece vi divertite come dei pazzi a vedere me che premo due tasti, ma va bene, non ce ne sono di problemi. Il gioco è molto bello, ma anche molto difficile, nel senso che non ti aiuta e su internet ci sono ancora pochissime wiki, quindi vediamo di arrivare almeno a 20, dai qua. E là! Ok, finito. Doccina. E poi direi che chiuderemo la giornata qua senza nessun esperimento notturno nei condotti di aerazione. Ok, nessuno vuole uno spazzolino, ma qualcuno arriverà prima o poi che vorrà uno spazzolino. Ok, mi sto riposando. Xavier, come va? Mi hai pestato bene? Stiamo migliorando i rapporti? Sì, dai, ti do anche un dollaro, va. Hai migliorato qualcosa? No, però vabbè, dai, do un dollaro, almeno è contento. Mi spiace molto per quello che è successo. Duct tape, un timber. Ehi, Nunchuck non mi dispiacerebbe, eh. Vedrei prendo un timber e vedo se c'è qualcun altro che vende un altro timber. Bellwire no, costa troppo, un filo costa veramente troppo. Questa è una crafting e non ci sta. E la Battle of Sleeping Pills, non so, anche lì c'è da informarsi un attimino su cosa possono fare perché può essere interessante molto. Questo è un file, cavolo il file. Vabbè, ma tanto abbiamo già detto che non ci interessava il discorso del
dell'andare avanti di notte. Infatti chiuderemo questo episodio quanto prima, alla fine della giornata, alla fine di questo allenamento, perché ormai siamo andati oltre il tempo massimo, poi io non voglio tediarvi troppo con questi allenamenti. Fatemi solo sapere se vi interessa il saltare questo tipo, magari io faccio 4 giorni, 5 giorni di allenamento, porto tutto il capo e poi se ne riparla. Però vabbè, fa parte del gioco anche il discorso allenamento, perché il gioco comunque ti fa scegliere, cioè o passi tutto il tempo qui ad allenarti o passi il tempo a studiare per far salire l'intelligenza e di conseguenza vabbè, vedremo. Non lo so. Adesso io intanto continuo ad allenarmi, sono 24 ormai, vediamo, dai, arrivo a 30. Facciamo il rollout serale e chiudiamo qua. 28. Il gioco salva solo ed esclusivamente quando andiamo a dormire la sera. Allora, la forza com'è? La forza è già 59, cioè non è che abbiamo fatto miracoli neanche lì. Abbiamo bisogno solo di un nuovo lavoro e per il nuovo lavoro al momento non c'è posto. Ah, vacante, metal. Mi chiede 70 di intelletto, è il lavoro più pagato, paga 60, mi pare 50-60, quindi lo penso l'avevo già detto all'inizio, alla prima puntata, quindi per fare 70 di intelletto, partendo da una base di pochissimo, che ho 24, dobbiamo fare 50 volte qui in libreria, mi sembra un po' troppo, quindi al momento non lo faccio. Oh cavoli, mi sono anche dimenticato di avere qui un pezzo di legno che se me lo trovano è un bel problema. Adesso poi lo imboscheremo prima di andare a letto, aspettiamo il rollout delle 22. Se non c'è il rollout, ok, sì, c'è il roll call, cioè continuo a chiamarlo rollout. Roll call, vediamo che cosa dicono, se c'è qualche novità interessante, se no vediamo. Cavoli, devo fare qualcosa? No, 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 non devo dare fastidio a nessuno, magari qualcuno me lo chiede adesso. Questo ha bisogno del game set, glielo troverò senza problemi. Qualcuno vende un pezzo di legno ancora? No? Tu? No. Tu? No? Solo manganelli hanno stasera. Niente. Ok, andiamo lights out. Facciamo solo una cosa rapidissima prima di lasciarci. Mettiamo via questo, che probabilmente è stato portato di contrabbando da chi lavora il legno in falegnameria. Andiamo su, via, su, tac, buttalo qui. Non capisco mai cos'è questa esplosione, però. Ecco, comunque, se qualcuno di voi l'ha giocato, lo conosce. E adesso ciao, lo conosce? Mi faccia sapere, che mi sarebbe molto utile qualche suggerimento. Detto questo, fatemi sempre sapere cosa ne pensate. Io apprezzo molto tutti i vostri commenti, li leggo tutti perché mi arrivano anche sul cellulare, quindi li leggo sempre con piacere. Fatemi sapere e noi ci vediamo, ci sentiamo, mi seguirete al prossimo episodio. Ciao ciao!